Vesperam Pasche, et edent carnes, et azimos panes. Pascha nostrum immolatus est Christus, itaque epulemur in azimis sinceritatis et veritatis. Questo responsorio gregoriano è composto nel primo modo. Volevo far notare che questa melodia è quasi precisa a un altro responsorio gregoriano, Te Sanctum Dominum, il versetto Te Decet Laus. Questo responsorio invece è Immolabit Edum, versetto Pascha Nostrum Immolatus Est Christus, chiaramente per il tempo pasquale, però è indicato anche come canto in onore del Santissimo Sacramento, quindi per la festa del Corpus Domini.
Giovanni Vianini, studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis, Milano, Italia, anno 2011. Al termine di questo video ti faccio vedere questo spartito preso da vicino, così vedi bene la melodia e il testo che ho cantato. È semplicemente uno studio. Sono partito pressappoco dalla nota Re. Bisogna stare attenti a non partire troppo alti, perché poi, andando avanti, la melodia sale molto. È semplicemente uno studio. Grazie, salve. Oh.
questo responsorio di Imolabit è stato composto di tutto filiorum Israel, ad vespera nostro responsorio gregoriano, Te Sanctum Dominum, col versetto Te Deset Laus. Al termine di questo video metterò questo spartito preso da vicino, così puoi vedere bene la melodia e il testo che ho cantato. È semplicemente uno studio, Giovanni Vianini, studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis, Milano, Italia, estate 2011. Vesperam Pasche, et edent carnes et azimus panes. Pascha nostrum immolatus est Christus, itaque epulemur in azimis sinceritatis et veritatis. Questo responsorio gregoriano Immolabit Edum è stato composto nel primo modo ed è chiaramente per il tempo pasquale, però viene anche indicato per la festa del Santissimo Sacramento o in honorem Santissimi Sacramento. È semplicemente uno studio. Al termine di questo video ti faccio vedere questo spartito preso da vicino, così puoi vedere bene la melodia che ho cantato e il testo. La melodia è precisa a un altro responsorio gregoriano, Te Sanctum Dominum, con il versetto Te Deset Laus. Questa è proprio precisa. Penso che più antico è il testo del Te Sanctum Dominum. Questo mi sembra un adattamento di un testo pasquale. Comunque sia, l'ho studiato e l'ho divulgato. Giovanni Vianini, direttore della Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia. Giovanni Vianini, direttore della Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia, estate 2011. Al termine comunque ti faccio vedere questo spartito. È semplicemente uno studio. Salve!